Abbiamo messo un po' di carne al fuoco, anche qualche numero che riprendiamo in chiave soprattutto propositiva. Oggi è un evento molto propositivo. Abbiamo fatto un cenno prima al progetto Restora. Andrea Goltaro, direttore del CIRF, la lezione imparata un anno dal termine di quel progetto e qualche esempio che ci aiuti a proseguire la discussione. E tranquillo, non vi farò la propria storia di un progetto live, benevolmente la commissione si è cambiata, un po' la scusa per provare a parlare di questo tema oggi. E mi focalizzerò su tre questioni che grazie a questo progetto noi e il microfono, scusate. Questo progetto infatti ha consentito a noi e ai nostri omologhi europei di fatto di affrontare a scala europea le domande che già affrontiamo a scala nazionale. E mi concentrerò su tre temi che ho fatto di questo progetto. Uno è riuscire a definire che cosa sia la riqualificazione industriale a modo unico a scala europea, e ancora ce n'è bisogno perché spesso si chiamano con lo stesso nome oggetti molto, molto diversi. La raccolta di esperienze di progetti realizzati che ci ha consentito di fare questo progetto e quindi capire che si fanno davvero e capire nella pratica cosa può voler dire questo approccio integrato di cui oggi si parlerà un po' in tutte le salse e che in questo progetto è stato utilizzato un po' come chiave di lettura delle buone esperienze realizzate. Il primo punto è abbastanza chiaro, almeno in questo ambito, che per River Restoration si deve intendere quello che in mondo anglosassone si viene chiamato ecological restoration, cioè quelle azioni che hanno lo scopo di migliorare lo stato ecologico dei corsi d'acqua, in senso ampio, quindi inclusi gli obiettivi di conservazione degli habitat e della biodiversità. Questo ci dice anche, che forse è ancora più importante, che cosa non è River Restoration. Quindi, ad esempio, un tema molto molto comune, contrastare l'erosione sfondale non è necessariamente una cosa positiva, e sicuramente al clima in generale non fa bene quando l'erosione è un processo naturale. Lo facciamo spesso, è necessario che farlo, ma per altri obiettivi, per motivi antropici, ma non per riqualificare il fiume. Ma ancora si leggono molte proposte di progetto anche a livello europeo che ti dicono: basta, c'è una cosa bellissima per il fiume, blocco l'erosione. Questo vuol dire che anche l'ingegneria naturalistica, ad esempio, non è in generale di restoration, sì, un blocco il corso d'acqua. Può esserlo, ad esempio, in ambito urbano, quando io prima ho una situazione di estrema artificializzazione, un muro, eccetera, e io lo trasformo in qualche cosa che può avere una funzionalità, ma è molto diverso. Idem in termini fruitivi, spesso progetti di riqualificazione di corridoio fluviale è rendere accessibili la tipica pista ciclabile al posto della fascia ripari, anche questo non è ecologico restoration. Questo l'ho messo ieri perché ci sono state un po' notizie di cronaca, anche questo non è river restoration. Punto 2, la raccolta di esperienze. Per noi è molto importante capire che cosa si è fatto in questi due decenni in giro per l'Europa. Abbiamo, grazie al progetto, montato questo database, che non è l'unico, ci sono altri progetti che stiamo cercando di mettere insieme, per loro un accozzo, non ha né la quantità né la qualità che vorremmo, anzi lancio da subito la proposta di interazione con quanti stanno raccogliendo informazioni, ma già oggi ha 881 progetti censiti in 31 paesi. Che dimostra che queste cose in giro per l'Europa si fanno. Manca molto una valutazione ex post di quanto funzionino, quindi l'aspetto del monitoraggio è molto critico, non solo da noi, ma anche in giro per l'Europa, ma comunque già una buona base su cui discutere. Nel punto successivo vi farò vedere un po' di esempi. Approccio integrato, che cosa vuol dire? Quello che abbiamo chiamato qualificazione pluviale versus. Nell'ambito del progetto, se vi leggete il sito, abbiamo messo insieme, si è tacciato le informazioni interessanti per noi, mettendole, diciamo, suddividendole per tematiche, strategie che hanno a che fare con, o possono avere a che fare con, la qualificazione pluviale, in termini di analisi economica, gestione del rischio, biodiversità. Vi farò solo qualche flash per stimolare la discussione, potete leggere insomma molte più informazioni sul sito. Il tema, la strategia che in assoluto ha più a che fare ancora oggi con la river restoration in Europa e che ancora in buona parte dei paesi europei il motivo principale per qualificare i fiumi è la gestione del rischio di alluvioni, quello di cui parlava Giancarlo prima, il servizio ecosistemico più tangibile.
e già da una ventina d'anni ci sono strategie anche a scala molto ampia in giro per l'Europa per appunto restituire spazio al fiume. Ci sono progetti di ricerca che hanno fornito strumenti anche di analisi molto utili e interessanti. Abbiamo cercato di raccogliere quelli che possono essere utili anche in Italia, cioè, c'è molto anche in termini di valutazione dei servizi ecosistemici. Nella pratica cosa vuol dire? Quali sono queste azioni integrate? Una, tipicamente, per lasciare più spazio al fiume in un contesto arginato è quello di, ad esempio, rimuovere e arretrare gli argini dove si può, in un contesto in cui sia possibile, e tendenzialmente farlo facendo migliorare anche lo stato del flusso d'acqua. Vi cito un esempio per farvi capire che non si fa solo in Inghilterra, ma anche in Spagna, dove siamo in un contesto anche sociopolitico, no? Particolarmente favorevole a questi temi. Questo è il progetto che è stato uno dei finalisti del River Prize, che è un premio per la nostra rete europea e abbiamo promosso, dove parleremo se abbiamo più di tempo dopo. Questo fiume orbico in un contesto agricolo, che prima era arginato, sono stati rimossi gli argini per aumentare la frequenza di inondazione di aree agricole, lasciando il corso d'acqua libero di evolvere. Questo ha ridotto il rischio nella città a valle. Di esempi di questo tipo ce ne sono, è possibile farlo. Altro tema molto rilevante è quello appunto di rimozione e arretramento di difese per garantire una maggior mobilità del corso d'acqua. Sicuramente Martina Bussettini ne parlerà con il dettaglio dopo, e farà capire che è importante garantire anche l'erosione e la possibilità di muoversi nel fiume. Di questi ce ne sono molti di diversi paesi europei. Questo è un esempio: corso d'acqua canalizzato, rimozione e allargamento dell'area che lui può gestire in maniera autonoma, lo spazio di mobilità, con vantaggi sia dal punto di vista ecologico che del rischio. Cominciano ad esserci anche molti progetti di questo tipo, in cui sbarramenti, non solo rive e traverse, ma anche sbarramenti del uso idroelettrico, vengono rimossi alla fine concessione, perché ci si rende conto che i vantaggi sociali sono inferiori ai danni che provoca a valle, quindi il tema del trasporto sordo. Questo è un esempio francese, ma in molti paesi europei cominciano a esserci. E non è detto che a fine concessione la situazione debba rimanere tale quale. Criticità in Italia in questo momento. Principale è che gli interventi integrati di questo tipo di fatto se ne stanno facendo molto poco. Vedremo qualche esempio oggi, ma a livello nazionale ce ne sono poco. C'è molta attenzione sul tema del rischio, si stanno facendo investimenti, però la maggior parte degli interventi che sono pianificati in questo momento programmati sono interventi molto classici, molto tradizionali. In qualche caso possono essere l'unica soluzione possibile, in altri invece hanno forse un'ottica troppo locale. E quindi quello che noi ci aspettiamo, e queste giornate andranno in linea in quella direzione, è di sostituire in parte o affiancare, dove non è possibile sostituire completamente, interventi di questo tipo a interventi integrati come quelli che abbiamo visto prima. Terzo tema, di quelli più caldi, diciamo, che abbiamo affrontato in questo progetto, e a livello soprattutto alpino è un tema molto dibattuto, è gestione sostenibile dei corsi d'acqua versus produzione di energia idroelettrica e, diciamo, strategie per la produzione di energie rinnovabili. I temi sono molti, diciamo, nell'ambito del progetto abbiamo raccolto diversi casi studi interessanti. Un tema che in altri paesi, soprattutto centro europei, va molto profondamente, è quello dei passaggi per pesci naturali forti, cioè non solo un passaggio tecnico che consenta la transitabilità, ma degli oggetti che abbiano una certa funzionalità ecologica. Quindi questo, ci sono investimenti ingenti per oggetti di questo tipo. Un altro tema molto interessante anche a livello di ricerca è quello della mitigazione dell'impatto dell'aeropicking, cioè di quelle oscillazioni frequenti di portata legate alla produzione di picco. Cioè la produzione da parte di impianti che abbiano una capacità di regolazione quando il valore dell'energia è più elevato sul mercato, quindi di fatto trasformano la portata del corso d'acqua in tante piccole piente due volte al giorno. Ma su questo ci sono progetti interessanti che cercano di valutare in modo quantitativo gli impatti, di costruire misure di mitigazione. Questo ad esempio è un progetto abbastanza recente che con un approccio basato sulla alterazione degli habitat cercare di capire cosa fare, è un problema molto, molto problematico. Ci sono buone pratiche anche in termini normativi, ad esempio. In Francia, nella revisione della legge sulle acque e nella legge Grenelle, la legge Grenelle è interessante perché praticamente la legge che sancisce
le decisioni prese in un processo partecipativo a scala nazionale gestito e coordinato dal Ministero della Cultura. Cosa dice? Obbliga a garantire la continuità fluviale, ovvero tutta una serie di corsi d'acqua e sbarramenti. Quindi chi gestisce lo sbarramento deve porsi il problema di assicurare la continuità dei sedimenti. Anche questo credo sarà un tema che in presentazioni che seguiranno verrà affrontato. Dal punto di vista dei finanziamenti, in Svizzera ad esempio è stato costituito un fondo nazionale con un sovrapprezzo sull'energia venduta che va ad alimentare interventi di riqualificazione. Quindi chi paga interventi di questo tipo? In buona parte questo fondo che viene proprio dalla produzione idroelettrica. Questo in particolare per la riduzione delle emissioni. Di temi diciamo critici ce ne sono molti, di fatto questo è un ambito in cui l'integrazione è molto scarsa, c'è un problema di conflittualità forte in questo momento. Noi abbiamo costruito un dossier su questo tema che trovate sul nostro sito, la Commissione Europea ha il faro puntato su di noi, c'è una procedura EU Pilot che ci chiede di dar conto di questi conflitti e c'è una probabile procedura di infrazione che arriverà a breve su questo tema, quindi integrazione è assolutamente necessaria. Ultimo tema è quello della riqualificazione in ambito urbano, che è un ambito particolarmente difficile da un lato, perché i vincoli sono molto elevati e quindi è difficile migliorare ecologicamente i corsi d'acqua lì, ma allo stesso tempo ci sono molte opportunità, perché spesso ci sono più risorse disponibili e perché c'è un interesse, la popolazione è concentrata lì. E quindi si è più spinti, ci possono essere più occasioni per farlo. Scusate, questo precedente è un caso molto famoso, quello dell'isola Monaco, il Monaco di Baviera, città molto grande, molto densa, che però è riuscita a ridare valore ecologico al suo corso d'acqua in città e è rifruttivo. Quindi questo corso d'acqua riqualificato è una spiaggia per centinaia di migliaia di persone, in un valore in termini statistici sistemici molto elevato. Quest'altro è un esempio secondo me interessante, in Francia, nel Saint-Étienne, di un contesto industriale ormai abbandonato in un programma di riqualificazione urbana. Il corso d'acqua che era stato tombato 100 anni prima è stato riaperto, ma riaprendolo non è stato solo trasformato in un canale, ma hanno cercato di trasformarlo di nuovo in un corso d'acqua. Non è sicuramente il fiume migliore possibile, ma un valore ecologico di qualche tipo e anche di altro cultivo. Questo è un esempio anche di finanziamento in parte sostenuto dai privati, quindi le imprese che hanno pagato gli interventi per la riqualificazione urbana in quel caso avevano anche l'interesse ad avere un ambito statisticamente più interessante, quindi parte dei fondi erano fondi privati. Allora, quando si parla di green economy, questo tipo di iniziative in ambito urbano sono abbastanza diffuse in alcuni paesi europei. Questo è il motivo per cui uno dei prodotti del progetto Restore è qualcosa che per un tecnico non hanno più interesse, ma abbiamo cercato di imparare proprio su soggetti con cui di solito non dialoghiamo, che non sanno molto di queste cose, ma cosa più importante è parlare con loro che con gli ecologi in questo contesto, quindi urbanisti, architetti, paesaggisti. Spesso ci sono opportunità di interventi, di risorse, di riqualificazione urbana. Nessuno si pone il problema di fare interventi che migliorino anche il corso d'acqua, magari la spesa uguale. Serve dirglielo che c'è questa opportunità, serve interazione, cosa che spesso non c'è. E l'ultimo tema legato all'ambito urbano è quello che viene chiamato patto città-campagna. Ovviamente il rischio idraulico in città, sono in parte può essere risolto intervenendo in città, è legato agli interventi che si fanno fuori dalla città. Quindi mettere insieme la pianificazione e anche i finanziamenti in ambito urbano e agricolo è fondamentale. E con questo chiudo, mettendo solo una slide, appunto, qualche esempio per far capire che in questo ambito degli interventi integrati nel contesto agricolo anche in Italia e più avanti. Ci sono diversi esempi, probabilmente Gargano citerà qualcuno e su questo non approfondisco perché ci sarà una presentazione ad hoc, ma è un contesto particolarmente importante e ci premerebbe oggi capire come nella pratica si possa proseguire. Grazie a tutti, sono solo dei flash, ma comunque per questo